Ciao tesori, allora sono in una nuova location come vedete e ho Lara che gioca a fare da contadina. Aspettate. Ok, ogni tanto mi dovrò spostare perché Lara pretende andare in giro everywhere. Allora, sono qui perché questo è l'Ask Chiara, hashtag Ask tutto grande con la C grande e poi Yara con l'H piccolo. Come ti chiami Yara con l'H? Allora, è appunto il mio Ask Chiara perché nell'ultimo video, quello vlog, vi avevo detto: vabbè, dai, fatemi qualche domanda così vi rispondo. Sì, ma non avevo calcolato, non riesco a tenere gli occhi aperti, scusate. Ho scelto questa bella location perché c'è caldo e sole ed è bellissimo, ma comunque non è giornata. Cioè, non, io, al primo commento che leggo su "Hai messo male il rossetto?" Sono senza occhiali e senza lo specchio. Non so nemmeno io come l'ho messo e non mi vedo fino a là perché non vedo l'anteprima, quindi non so minimamente se sono a fuoco, se non sono a fuoco, se lo dovrò rifare questo video. Vabbè. Con calma. Allora, nell'ultimo video, appunto nel vlog, vi avevo chiesto di farmi delle domande perché volevo comunque rispondervi, però ho visto che era tipo troppo lungo, già 41 minuti andavano più che bene e quindi vi ho richiesto di farmi le domande. Inizierò a leggerne qualcuna su qui. Sulla foto con i miei bigodini e con questo rossetto addosso che è dell'Essence, quindi ora non mi ricordo il numero, ma è quello che mi ha regalato la Ceci, a cui mando un grosso grosso bacio, e quindi è questo qui. PS, una ragazza di voi mi aveva scritto: "Ma i bigodini hanno funzionato?" Sì, hanno funzionato, solo però nella parte dove non avevo, cioè dove avevo i capelli bagnati, perché ho provato a bagnare i capelli da una parte e dall'altra no. Prima ero riccia riccia liscia liscia riccia riccia liscia liscia, bellissima. Allora, G. Iada mi scrive: "Quando andrai a vivere con Valentino e la vicina, prenderai una casa vicino alla tua famiglia o ti allontanerai per avere più indipendenza?" No. Aereo, beati voi che state là sopra in aereo. Sfortunata me che devo girare il video e fate rumore. Comunque, sicuramente quando starò in una casa mia, insomma, di indipendenza, sicuramente ne avrò molto di più, quindi non occorrerà andarmene lontano. E poi ho un bel rapporto con i miei genitori perché dovrei allontanarmi, insomma, anche se non vedo l'ora appunto di farmi una casa, ma non perché loro, anzi sto benissimo qui, però e loro non vogliono nemmeno che me ne vada, in fin dei conti, però insomma non vedo l'ora di... Sento, soprattutto adesso, sento proprio il bisogno di un mio spazio, e anche per Lara, non che qui non ne abbiamo, anzi, però proprio sapete, è casa mia, anzi, una cosa che ci stavo pensando in questi giorni, non pensavo di arrivare al punto in cui a dire che proprio mi serve una casa mia, cioè prima di avere Lara, questa per me era tutto, cioè questa casa era casa mia, e invece adesso sento proprio il bisogno di avere casa mia, non so se mi sono spiegata, Dio perdonate i capelli oggi. Questa è la classica pettinatura anti-afa. Poi Lara si mangia giustamente le piante. Te ole pure cani, sì. Sto riprendendo un po'. Vieni dalla mamma, vieni. Vieni in braccio. No, non ci viene in braccio. Ormai che cammina non mi si fila proprio. Valentina222 mi scrive: "Perché non hai partecipato al programma 16 anni incinta? Se ti avessero dato questa occasione, l'avresti fatto?" No, non l'avrei mai fatto. Mi sta per lacrimare l'occhio, benissimo. Perché mi è arrivato un po' lì nell'occhio. No, non l'avrei mai fatto. Non mi piace 16 anni incinta. Non mi piace come canale, come si dice, come programma. Perché, come al solito, come tutti i programmi, snaturano secondo me molto quello che, cioè, fanno sembrare come se tu avessi 16 anni, sei incinta, sei strana, non sei una mamma vera, no. Cioè, io sono mamma quanto una mamma di 40 anni, cioè amo mia figlia tanto quanto una di 40 anni, quindi non c'è nessun fenomeno da baraccone, tra virgolette. Io metto come hashtag teen mom 16 anni incinta perché è quello che sono, ma non perché è una cosa, non dico che sia giusto, non voglio far passare questo come messaggio, nemmeno sbagliato, perché alla fine è un dono. Cioè, avere un figlio è un dono. Sicuramente è meglio averlo quando si hanno le possibilità economiche, questo assolutamente, ma questo non comporta dire che, cioè, ormai ce l'hai,
prima di tutto non rimandarlo indietro e soprattutto prenditi le tue responsabilità, semmai, io parlo più di quelle che vedo, poi la mia storia è una cosa a parte, che non sono mai andata nello specifico e non credo che ci andrò mai per il rispetto di Lara, perché io so che lei anche guarderà questi video. Io voglio solo che lei sappia che da quando stava nella mia pancia è sempre stata la cosa più importante e non ho mai desiderato altro nella mia vita, cioè non avrei mai immaginato di avere una bambina così bella. Questo voglio che sappia Lara, e questo è vero, cioè questa è la cosa, e soprattutto mi sento molto fortunata ad avere lei, è veramente tutto per me. E appunto per me è stata una grande grande fortuna avere Lara, cioè per me è come se Lara, insomma, mi avesse scelta come mamma, tra virgolette, e io mi sento fortunata per questo. Onorata. Sembro stupida, però le mamme mi possono capire sicuramente e le figlie magari mi prendono per pazza, però poi mi capirete. Nell'arte 04 mi ha scritto quanto sei alta. Sono alta 1,60 m, mi sono appena misurata, vai, sono 1,60 m. Allora, Lorita 9409 dice: è vero che dopo il parto diminuisce il desiderio? Quanto tempo passa solitamente prima di tornare ad avere rapporti con il partner dopo il parto? Come hai vissuto il travaglio? Allora, come hai vissuto il travaglio te lo racconto direttamente dentro un video, racconto del mio parto, è nata Lara, racconto del mio parto, quindi lo trovi nel mio canale. E dopo il parto diminuisce il desiderio? Non dipende da persona a persona, credo, ma comunque non credo c'entri niente, anzi. E invece, quanto tempo passa solitamente prima di tornare ad avere rapporti con il partner dopo il travaglio? Io in generale credo quando una persona se la sente, ma questo riguarda sempre. Quando te la senti vai a fare sicuramente le visite per sapere se va tutto a posto, sta tutto bene, perché poi dipende se hai fatto parto cesareo oppure no. Io ho fatto naturale, quindi poi la ripresa è anche diversa, perché col parto naturale stai... come si dice, ti riprendi molto prima, però insomma segui il medico, comunque il ginecologo ti segue molto sotto questo aspetto anche. E poi c'è lei, la bellissima, che non ci vuole stare in braccio a mamma perché dice ci sono troppe cose belle da esplorare. Ti pare io che rimango con te, mamma? Giustamente. Se sentirete rumore di mollette è Lara. Chiara Arcobaleno mi scrive: com'è nata la tua passione per il make up? Allora, la mia passione per il make up è nata dal vedere mia nonna Gigella che si truccava, e ogni volta che la vedevo mettere il rossetto mi incantavo, e da là è nato tutto. Lei mi ha insegnato la maggior parte delle cose che so. Più che insegnato, io rubavo tanto con gli occhi, e quindi da lei. Sofia Love 04 mi scrive: se avessi avuto due gemellini come li avresti chiamati? Come avresti reagito? Li avresti vestiti uguali? Allora, aspetta, se avessi avuto i gemelli e c'è stata il presentimento di gemelli, perché le prime due tre beta HCG che ho fatto erano troppo alte, nel senso che o lei stava benissimo, lui stava benissimo, o erano in due, e mi hanno detto: oddio no, sono troppo alte, mi sa che stanno in due. Invece no, era lei che stava bene, perché a me sarebbe preso un colpo sinceramente, perché io sono molto, io quando amo do tutto. Ho detto: già darei tutto a un bambino, se ne do a due bambini per me stessa non rimane niente, perché morirei praticamente. No, mi sarei spaventata veramente, perché poi, cioè, pensate, a uno gli viene fame, pure all'altro, oddio, che fai? Buoni tutti, calmi, uno non vuole dormire, uno si diventa scema, veramente. E quindi insomma, però comunque le avrei amati alla follia, cioè se Lara avessi avuto un gemello o una gemella, ovviamente sarebbero stati i miei amori. Rosa Bosco mi chiede: ti immagini Lara a 18 anni? Allora sì, immagino, non lo so, forse equilibrata quanto me adesso, non lo so, mi piacerebbe che fosse equilibrata quanto lo sono io, che io ho tanta strada da fare ancora, ho tante cose da imparare e non vedo l'ora di farlo, ma spero che abbia la consapevolezza che ho io, questo sicuramente. Ma non è, molte mi hanno chiamata presuntuosa per quello che dico, ma io invece di giudicarmi e dirmi presuntuosa, pensate ad arrivare anche voi così a fregarvene, fatevi dire dagli altri che siete presuntuosi, ma almeno state bene con voi stessi, non so se si è capito. E comunque è bellissima la mia piccola, cioè la vedrò un fiore. E sei già bellissima, figurati a 18 anni con i capelli lunghi. Ci facciamo crescere i capelli? Sì, mamma, sì, ce le facciamo crescere.
Siamo arrivati alla domanda clou di tutto questo Ask Chiara. Perché? Perché tutti me l'avete chiesto praticamente. Infatti non faccio, non dico lei me l'ha chiesto, X me l'ha chiesto, perché tutti l'avete chiesto. Perché non vuoi avere un altro figlio? Calma. Allora, io capisco che da un video magari si possano fraintendere le cose, poi lì per lì non mi puoi fare la domanda, quindi quello che ho detto e quello rimane. Allora, non è che io non voglio altri figli, però ho messo in conto più che altro, allora, a parte che ho messo in conto il volere del padre, che giustamente dice per i soldi è meglio fermarci qui, e ha ragione, insomma, che è Valentino, ovviamente. Io comunque di mio, sinceramente, non me la sento di avere un altro figlio. Io però metto sempre in conto una cosa: io sono giovane, quindi sono molto giovane, quindi probabilmente questo pensiero potrà sicuramente cambierà, perché questo ecco, questa è una delle pochissime cose che sono sicura che cambierà, perché io di solito quando un pensiero rimane tale, e così mi si è dimostrato per tutta la vita, però su questo ho qualche titubanza, ecco, anche perché io sento di avere un istinto materno bello, bello pesante. E praticamente ho sentito fin da subito con Lara un forte istinto materno, e io mi sento un po', veramente io mi sento mamma leonessa molte volte, l'ho scritto anche sotto alcuni post, Lara non in bocca, e dicevo proprio mamma leonessa perché mi sentivo così, cioè mi sento proprio una mamma che deve proteggere il suo cucciolo e sbranerebbe chiunque gli facesse del male al suo cucciolo. E per questo io dico che ora come ora non me la sento, perché soldi, perché per fare un figlio ci vogliono soldi. Mi voglio stabilire in una casetta mia, e per farlo appunto devo mettere da parte tanti soldini, e con un altro figlio non ce la farei mai. Ho tanti progetti per me, per il futuro, e seppure un figlio non mi priva assolutamente, ma anche se fossero gemelli, però ormai ci starebbero, no? Quindi comunque non mi priva assolutamente di fare nulla, anzi io Lara me la porterò. Molti dicono ah, non puoi più viaggiare, come se fosse importante, poi però per chi lo è, per carità, puoi prendere tuo figlio e andare, anche i viaggi in spalla si possono fare, con zaino in spalla si possono fare con un bambino piccolissimo, è vero, forse no, ma non ti va nemmeno a te quando è così piccolo, perché ti devi recuperare tante fatiche che hai fatto, quindi probabilmente è vero che non puoi farlo col bambino, ma manco a te va. Quindi poi ci stanno sempre diversi casi, non siamo tutti uguali per fortuna, e però appunto la cosa è proprio questa: quando Lara crescerà io sarò molto molto giovane, e quindi potrò praticamente fare di tutto, quello che vorrò fare potrò fare, mi potrò dedicare a tutto. Questo anche avendo un bambino piccolo, ma sicuramente con un bambino grande è diverso, e soprattutto mi spaventerebbe tornare indietro, cioè io adesso sto vedendo quanto è bello lo sviluppo di Lara, però non tornerei mai indietro, perché ogni giorno è più bello dell'altro, e ricominciare da zero, questo mi spaventerebbe un po'. Il parto, io non ho avuto paura del parto e sinceramente non ne ho tuttora, che so perfettamente cos'è, però so anche quanta fatica ho fatto. E soprattutto c'è l'aspetto, e fin qua ok, però c'è un aspetto che mi fa più paura di tutte le altre cose, ed è l'aspetto più importante, che mi frena più in assoluto. Io so che nella vita non ti devi far frenare dalla paura, però questa è una paura che io so che mi distruggerebbe, sì, mi butterebbe a terra completamente. La paura che magari rimango incinta, arrivo a un tot di mesi e il bambino non c'è più. Ci sono donne nella mia vita che hanno sofferto per questo, che hanno vissuto questo, non faccio nomi, non voglio, non me lo chiedete, non ve lo dirò. Però soprattutto due delle donne più importanti della mia vita, tre anzi, delle donne più importanti che con cui ci sono stata a contatto, per un motivo o per l'altro comunque hanno subito, hanno sofferto per questa cosa, insomma, prima incinte e poi aborti spontanei, e tranne uno, ma un'altra storia, insomma, ok. Soprattutto
queste due storie l'ho vissuta da molto vicino. E se da così vicino ci sono stata così male, e persino quando ero incinta di Lara mi ero terrorizzata da questo, io ogni volta che facevo una visita, un qualcosa, ero col cuore di fuori. Ero molto spaventata perché la bambina, soprattutto a un certo periodo, ha avuto tanti problemi. Infatti, se vi ricordate, stavo sempre in ospedale perché non cresceva più, aveva dei problemi. Adesso sta benissimo, fortunatamente, ma io lì non sapete quanto ci ho sofferto. E io sinceramente non ce la farei a rivivere tutto questo, e soprattutto non ce la farei poi a vivere una cosa magari del genere. Dici, perché devi pensare che vada male? Cioè, avete ragione, però avendo avuto queste esperienze in passato non riesco proprio, più forte di me, non riesco a non pensare che potrebbe andare così male. E io ero arrivata molto più piccola a pensare, ah vabbè, allora le donne non riescono ad avere bambini, perché ne ho viste talmente tante di persone fare questa cosa, che rimanevano incinte ma poi questo bambino non nasceva, o se nasceva, nasceva morto, che io mi dispiace anche toccare questo argomento e vi chiedo scusa, perché so che molte di voi purtroppo hanno passato una cosa o così o simile, insomma ce ne stanno tantissime. E infatti vi chiedo umilmente di perdonarmi per averne parlato, però mi sentivo di aprirmi con voi e di dirvi questa mia grande paura. E per chi invece l'ha passato, sappiate che io vi stimo veramente tanto, perché siete donne veramente, veramente, veramente forti. Perché una cosa è il bullismo, che, di cui io parlo sempre e di cui alla fine non importa più di tanto, perché è una cosa che passa. Ma quando si parla di queste cose, che ci sono i figli di mezzo, sono davvero cose diverse e più pesanti, molto più pesanti, e che sinceramente io non avrei proprio la forza di provare, perché ripeto, già dall'esterno mi ha fatto un male pazzesco, e poi ha influito sulla mia gravidanza, perché ero spaventata a morte per questo fatto, poi del parto, no? Non avevo paura dei dolori, io avevo paura per lei, cioè io potevo soffrire all'infinito, basta che non soffriva mia figlia. E per questo io dico che è proprio non riuscirei ad avere un altro, perché avrei troppa paura che non andasse bene, eccetera. Poi invece sì, rimarrò incinta tra molti anni e andrà tutto bene, tutti felici, tutti contenti, e sarò onorata di avere che il Signore mi abbia dato un altro figlio, insomma. Però per adesso, insomma, assolutamente, assolutamente, assolutamente no. La Giulietta Ranzani 001 mi ha scritto: non hai mai voluto partecipare a un talent show come Amici X Factor? Purtroppo non ne ho avuto il tempo. Devi avere 16 anni per partecipare a X Factor. Ma io a 16 anni e qualcosa sono rimasta incinta, cioè a 16 anni, quasi 17, sono rimasta incinta. Mi stavo preparando per andare a X Factor e però sono rimasta incinta, e quindi niente X Factor. Ma assolutamente non ho rimpianti, però sì, mi stavo preparando. E però vabbè, fa niente. Amici no, non mi piace Amici. Però lo guardavo, mi piaceva perché lo guardavo, però non da partecipare, perché non mi piace più tanto. Alessia Bonfiglio mi chiede: Chiara, quando hai saputo di essere incinta, qual è la prima cosa che hai pensato? Ok, concentrati, ce la faremo. Perché io a me stessa mi do del noi. Mi sento un po' Gollum in questo momento. È il mio tesoro, il nostro, è tutto nostro. È tutta mia, è tutta mia. Ah, bella sta domanda. Arianna Scognamiglio mi chiede: la tua situazione più imbarazzante. Devo proprio... Liceo. Primo liceo. Stavo sulle scale. Quinto piano. Dentro la scuola. Ora di ricreazione, il bar era all'ultimo piano, giù, cioè il piano terra, io stavo all'ultimo, quindi dovevo fare tutta questa rampona enorme di scale per raggiungere appunto il bar. E le scale erano di quelle antiche, quindi altissime e lunghissime, cioè una scalinata era grandissima, sembrava che stavi scendendo veramente per chissà dove. Non ci sarà mai una fine. Alcuni che si chiedevano: arriveremo mai da qualche parte? Perché veramente era enorme quella scala. E io me la sono fatta sul sedere, e tutti hanno visto, cioè tutti, veramente tutti, e da lì non mi dico le prese in giro. E soprattutto lo stesso giorno
una cara ragazza che se vedessi adesso ammazzerei. Ciao cara. Mi viene da dietro mentre mi stavo ricomponendo e mi tira giù i pantaloni e la maglietta contemporaneamente, perché avevo uno di, non so se conoscete quei vestiti che non sono vestiti, cioè sono pantaloni uniti alla maglietta, ce l'avevo tutto intero. E mi ha fatto shua, e quindi stavo col reggiseno nelle mutande in mezzo a più o meno 500 studenti, forse di meno, però erano tanti. È scattato anche un applauso. Che bei ricordi. Grazie per avermelo fatto rivivere. E quindi niente tesori, come al solito c'erano tantissime tantissime domande e quindi ho risposto diciamo a quelle che si ripetevano un po' di più. Spero che il video vi sia piaciuto, io vi chiedo nuovamente purtroppo perdono per la nota un po' amara, però insomma fa parte della vita, ecco. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se ti è piaciuto metti un bel mi piace, se vi va seguitemi su Instagram, Facebook e vi lascio qua sotto il link per seguirmi su Zu, che è sempre quella cosa, quel social in cui guadagno io, guadagni tu, e ho fatto pure la rima. E quindi niente, io adesso rientro a casa perché mi sto letteralmente morendo dal caldo qua fuori, perché fa veramente un caldo bestia. Credo che anche la mia ninni piccola si stia morendo dal caldo, vero? C'è il caldo tu? C'è tanto tanto caldo tu? C'è tanto tanto caldo tu? C'è tanto tanto caldo? Vi mandiamo un grosso grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! No, ma giusto così, perché mi sembra giusto, insomma, perché dici che cosa c'è dietro una youtuber? C'è questo, aspettate che ve lo faccio vedere perché davvero è fantastico. Ecco cosa ha fatto lei nel frattempo. Non so se è a fuoco.